Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi Nico dovremo sfidarci a un quiz incredibile e vincere tantissimi soldi, perché più risposte giuste daremo più soldi otterremo. E quei soldi dovremo andare da Giovanni a comprare le armi e da Leonardo. Ma chi è? È Giovanni, è famoso lui, eh? No, lui è Giovanni, proprio. È il famoso Giovanni che... Ma lui è Giovanni? Lui è Giovanni, è proprio Giovanni. È quello che dico io, Giovanni. È proprio Giovanni lui. Ah, oh, vabbè, Leo? È Leonardo e basta. Ah, lui è Leonardo, è semplicemente, okay. Semplicemente Leonardo. Comunque avremo quattro tipi di domande. Domande di ferro da 100 euro, da 300, qua 200 e 500. Ovviamente più soldi danno, più sono difficili. Ah, e dovremmo scegliere due a testa. Qua, cultura generale. Cultura generale, ti lascio scegliere te il primo. Dobbiamo farne due a testa, Nico. Allora, io voglio partire col verde, che è comunque lo smeraldo, 300, quindi 300. A metà. No, è il terzo livello. Domande abbastanza difficili, ma non impossibili. Metà, ma un po'. Ah, ok. Andiamo, Nico. Allora, qual è la più grande galassia del nostro gruppo locale? Ah, ha scritto Fruppo. In realtà è gruppo. Vabbè, lascia perdere. Vabbè, allora. Andromeda o Via Lattea? Qual è la risposta giusta, Nico? Penso la Via Lattea, io direi. Però non ne sono molto sicuro. Io ti giuro, non so niente. Io ho fatto fare questa domanda a qualcun altro, quindi non lo so. Non ne sono sicuro. Spara a caso, dai, 50%. Vabbè, 100%. Devo premere? Certo che devi premere. Sbagliato! Vabbè. A quanto pare la più grande galassia del nostro gruppo locale era Andromeda. Non puoi, ti dai soldi, clown! Vabbè, li spendo questi in modi... No, vabbè, questi li togli, ok? Li dono in beneficenza. Li dono in beneficenza, andiamo avanti. Qual è l'anno in cui è stata scoperta la penicillina? Ma che... Devo farla sempre io, no? Certo, sì, sono tutte tue queste. Ma che ne so, la penicillina, Nico, cos'è, un medicinale? Penso tipo? Di sì, forse è un... non lo so cos'è. Boh. La penicillina secondo me è stata usata durante una guerra, quindi io ti dico 1900... Bravissimo, Nico, bravo! Sai perché? Perché secondo me qualcosa di... Ma cos'è la penicillina? Ma non lo so cos'è la penicillina! Sono domande difficili, sono domande da 300 euro queste! Ah, sono gli antibiotici, quindi ci sta! E l'antibiotico che usava magari in guerra quando ti sparavano, ti si infettava, prendevi l'antibiotico. È geniale! Ma secondo me è una cavolata quella che ho detto, però... Ma non si sa. Devo fare nuovo io, tocca a te. No, questa fila tutta a te, poi io farò altre file. Tutta? Ok, non avevo capito. Quale tra questi elementi è un metallo alcalino? Questo è difficile. L'ho studiato l'anno scorso. Questo è difficile. Molto bene. Dai, io lo so, è facilissima, Nico, dai. Potassio. E l'azoto non è un metallo. Appunto. Quindi dai, questa era facile, dai. Ma è facile, insomma, adesso. Qual è il che... deserto più grande del mondo? Intorno all'Antartide. No, l'Antartide. Allora, io non so se è giusto, ma io so che l'Antartide è un deserto in teoria. Penso. Ho visto di TikTok, non so se è giusto, però non lo so. Io ti. Fai te. Ma c'è il ghiaccio. Ma fai il Zara allora, non lo so. Questa è una domanda trabocchetto. Io non so. Ma rispondi, è 50, è 50, Nico. Devo pensarci un attimo. Allora, il Sahara è il deserto. Cosa vuol dire il termine deserto? Una cosa deserta. Ok, una cosa deserta. Anche l'Antartide è deserto, allora. Penso di sì. E se fosse così, è l'Antartide. Non lo so. Rispondi, Nico. Aveva. Buccia di limo. No, era Abi. Ma non faceva così la canzone. Santa Croce Benedetta. Punto. Ma che canzone? Rosso, punto blu. Esci fuori proprio tu. Hai sbagliato. Era il Sara, davvero. Ultima domanda. Chi ha scritto il romanzo Guerra e Pace? Io queste cose non le ho studiate, quindi devi saperlo, Tecnico. Ma io non l'ho studiato. Hai scelto le domande difficili. Questo che ho detto, Tolstoi. Leo Tolstoi, e qua abbiamo. Tolstoi, quello che. Fyodor Dostoevsky. Allora, Guerra e Pace. Io bisogna sapere il titolo originale, però non è valido così. Non lo so, scusa, cosa ne so io? Secondo me, Guerra e Pace è un qualcosa di romantico. Ok. Cioè, oddio. Non lo so, più o meno romantico, dai, più o meno. Secondo me lui è molto romantico, peccato Toy Story nel nome. Visto? Giusto, ma hai sparato a caso completamente. Assolutamente sì. Torniamo nel lab. Allora. Io voglio andare nelle domande di oro da 200 euro, ok? Vai. Ok, allora andiamo. Vediamo che domande. Qual è il secondo metallo più abbondante sulla crosta terrestre? Questo lo so. Lo so, l'ho studiato l'anno scorso e me lo ricordo. Secondo me è l'alluminio, perché il ferro, non penso sia il ferro. Perché il ferro perché il ferro in realtà è usato molto meno. Quello che ci circonda non è ferro in realtà, ma è qualcos'altro. Quindi secondo me non è ferro ma è alluminio, giusto?
Ok, ho fatto giusto, perfetto. Bravo. Grazie, grazie. Bravo. Alla prossima domanda. Qual è il quadro più famoso di Vincent Van Gogh? Vabbè, ma sono facilissime queste domande. Scusa, le domande da 200 euro sono più facili di quelle da 300 euro. Un livello basilare. Allora, notte stellata, ovviamente. Quale scienziato ha formulato la teoria della relatività? Anche questa, ma sono facili. Ovviamente no, Albert Einstein. Io vorrei aprire un appello. Un appello contro chi ha fatto queste domande. Quale paese è famoso per il Taj Mahal? Stai scherzando? Nepal. Ma queste sono facilissime. Scusa, io ne ho azzeccate 5, 4, al momento ho fatto 800. Tu ne hai azzeccate 3, hai fatto 900. Non lo so, non ho parole. Qual è la più grande cascata del mondo? Niagara o Iguazu? Iguazu. Muoviti, finiamo questa link, è davvero, guarda, imbarazzante. Non lo so, Nico. Dai, muoviti, che è imbarazzante. Non lo so qual è. Ma io, guarda, adesso mi faccio il matto. Tu cosa fai? Tu cosa voti? Non te lo dico. Dai, ma ci stai davvero perdendo tempo? Secondo me Niagara, non lo so, boh, cosa sono quelle dell'Iguazu? Non ho mai sentite. Appunto, dai, muoviti. Mi stai trollando, Nico? Mi prendi in giro? No. Mi stai prendendo in giro, Nico? Non ti sto prendendo in giro. Io vado sull'Iguazu, tu vuoi farmi mettere in Niagara? Vabbè, vai sull'Iguazu. Oh mio Dio, giusto! Cosa sono le cascate dell'Iguazu? Nico, se ne sta andando, vabbè, torniamo al lab. Dai, Nico, vieni, cosa scegli te? Scegli il diamante da 500 le più difficili o quelle da 100? Ma se facessimo tipo 5-5 ce li aspettiamo? Va bene, posso far così, mi piace. Ah, famo così, la prima me la prendo io, poi te, poi io, poi alterniamo. Va bene, piace. Quindi questa devo farla io, è pure lungo due carte. Allora, quindi, quale di questi scienziati ha vinto il premio Nobel in due discipline diverse? Albert Einstein o... Allora, mai sentita questa. Marie Curie è quella che ha fatto le scoperte sulla radioattività. Non sono esperto io. Credo che sia Einstein. Davvero è Marie Curie? A quanto pare era Marie Curie. Quale di queste città è situata nella zona sismica conosciuta come Anello di Fuoco? Easy. Ma ti giuro, non la so sta cosa io. Dai, è facilissimo. Ma non è vero? Ma pensa, ci arrivi anche a deduzione. Anello di Fuoco? Eh. Cosa c'entra Anello di Fuoco? Ci arrivi a... attiva un po' il cervello e fidati che ci arrivi. Che la bandiera del Giappone ha un rosso al centro, quindi una cosa, un cerchio di fuoco? No. Ma c'è scritto zona sismica. Cosa c'entra la bandiera? Allora Tokyo è per forza zona sismica, è giusto. Mamma mia, cioè devo pure aiutarlo. Quale di queste scoperte non è stata fatta Galileo Galilei? Leggi del moto, la teoria dell'evoluzione. Non è facile qua, Potrebbe l'evoluzione. Bravo, Nico, è facile. Sei bravo, tocca a me. Easy. Allora, quale di questi stati degli USA è l'ultimo ad aver aderito all'Unione? Lo so. Alaska o Hawaii? Anche questo. Secondo me le Hawaii. Penso le Hawaii, teoricamente. Però. Giusto! Mannaggia. Però cosa stai dicendo, però? Ti volevo dire l'Alaska, magari è uno stato. Certo. Un più quale di questi isolato poeti non è associato al movimento letterario del romanticismo? Wordsworth o T.S. Eliot? Allora, aspetta, fammelo ricordare, questa cosa l'ho fatta, però non mi ricordo cosa scrissero questi due signori. Le sue entrambi questi? Elliot dovrebbe essere, sì. Bravissimo, Nico! Bravo, bravo. Adesso con quelle facili ovviamente inizio io, perché tu inizi con quelle difficili, inizio con quelle facili. Vai. Va bene. Andiamo, livello del ferro. Qual è la capitale d'Italia? Milano. Beh, direi che sono facili, direi che sono molto facili. Roma, andiamo avanti, tocca a te, Nico. Qual è il pianeta? Oh mio Dio, dai, è difficilissimo, Nico. Questa è difficilissima. Venere. Ma ci pensi anche? Sì. Ma sei stupido? Non me li ricordo in ordine dei pianeti. Io questo chi ha dipinto la Gioconda? Easy peasy, Leonardo da Vinci. Me la ricordavo così, però va bene. Quindi questa è la mia ultima questions. No, la penultima. Allora, questa è la tua ultima, sì. Il film più lungo al mondo. Il film più lungo del mondo? Oddio. Sai che non lo so neanche io questa? Non la so. Perché una volta era uno. Però poi si è scoperto che era altro. Ma poi l'altro non era più quello più lungo. Quindi è un casino in realtà, Nico. Questa me domanda... li sto immaginando sulla mappa e li sto confrontando. Allora, teoricamente sono entrambi molto simili. Ma non si sa da dove inizia la sorgente di uno o di un altro. Quindi non si sa qual è quello più lungo veramente. Però... ma il Nilo è lunghissimo. Cioè, non penso che questo sia lungo quanto il Nilo. Io non lo so qual è la risposta giusta, Nico. No, secondo me è il Nilo. Prova a mettere attraversa un paese. Non è il Nilo. A quanto pare
pare. A quanto pare? A quanto pare era il rio dell'Amazzoni. E ultima domanda, in quale paese si trova Tour Eiffel? Ovviamente Francia. Ragazzi, questa sfida l'ho vinta io! Qual è il fiume più lungo del mondo? Il Nilo è tradizionalmente considerato il fiume più lungo del mondo, con i suoi 6.853 km di lunghezza. Il primato è conteso dal rio delle Amazzoni. È conteso? E che vuol dire? È conteso, scusa, è conteso. No, mi spiace, andiamo a comprare le armi e sfidiamoci. Andiamo da Giovanni. Che belle cose che abbiamo qua. Io mi prendo questo, valutare. Ok, prendo questo. E poi con questi potrei prendere anche le varie armature. Vediamo che armature ci offrono. Io questo ci rendo perfettamente. Nico. Qua ci riempiamo completamente. I proiettili sono infiniti, vero? Ovvio che sono infiniti, ci prendiamo dopo. Io molto me ne bene. Mancano 5. Prendiamo molto, questo. Molto bene. Hai picchiato Giovanni! Non l'ho! Hai picchiato apposta. Giovanni! Si è chiuso lo scambio mentre... Clown, hai picchiato Giovanni! No, lo Giovanni ti odia. Non posso scambiare, allora ti do 100 e mi dai una mela. Ancora vivo Giovanni, non spara Giovanni, poverino. Andiamo all'arena! Non girarti! Andiamo all'arena! Eccoci qua l'arena, Nico! L'arena che, che deciderà chi sarà il vincitore di questa sfida! È alla meglio dei quanti? Alla meglio dei tre! Quindi mettiti quello spawn point, mi raccomando! Va bene, l'ho appena fatto. Allora, spariamoci! Non vale sponchillare, mi sembra. Perché la mia arma non spara? Ah, l'altro tasto, porca miseria. Ma lo mangiamo. Non ricordavo il suo funzionamento. Le mele non so se mangiare adesso. Non so se mangiare adesso le mele. Ma sembra pacifica per caso? O lo stai già mangiando? Ho appena mangiato. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ma anche tu sei full netherite, non hai fatto l'achievement. Prendi questo! No, stai prendendo la colonna in realtà. Lo so, ho notato. Via! Mori! E non muori, non muori! Sì! No! Non c'era Keep Inventory. 1-0 per il loco! Aspetta, ecco, ho perso dei proiettili qui dietro questa colonna. Ok, prendili, molto bene. Ci sono ancora. Oh, guarda che mi attacchi da... Quanto male fai? Vado avanti e spammo. Va bene. Adesso vado avanti e spammo anch'io. Ma io non ti ho sparato perché non volevo spawnkillarti. Lui spawna e spara. Dove vai, Nico? Dove vai? A me non sembra normale questa cosa che mi prendi attraverso i blocchi comunque. Dai, ti giro intorno, però... scusa. Io giro intorno, io sono un giratore. Giro mondo. Nico, ma sei scarsissimo. Ti ho demolito completamente. Annientato. Tutte scuse del lag, dai. Beccati questo. Loco, io non ti vedo, sono in mezzo alla fontana. Perfetto. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete altri video del genere con altri quiz super difficili. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Grazie per essere stati. Ciao a tutti.